Claudio e Nive Scomero hanno creato una struttura pistica che rappresenta un'eccellenza italiana, che ben valorizza tutto il nostro settore. Nella sede aziendale di Comero tutti gli aspetti dell'apicoltura sono stati previsti e quindi studiati e proposti in ambienti realizzati con criteri di funzionalità e di buon gusto. Nel punto vendita si trova tutto l'universo pistico, dal libro sull'apicoltura agli sciroppi ed integratori che hanno reso celebre questa ditta. C'è una bella prosopopea, fise italiana, che sono e vola in coppa all'oscurità per noi. Di particolare interesse è l'area didattica, studiata soprattutto per i bambini. Per noi, che so che qua, e gli indiani capito, vivo con va, e mi penso una stanzetta. In una bella sala riunione, il professor Pierantonio Belletti ha illustrato le ultime ricerche effettuate in merito alla lotta alla varroa. La visita è proseguita nei vari ampi ambienti della struttura, dalla tecnologica camera calda all'attrezzato e funzionale laboratorio di sminatura. Belletti ci ha guidato anche al laboratorio di invasettamento, così moderno che il miele non ha praticamente contatto con l'ambiente, poiché viene trattato con processi automatizzati ed igienicamente perfetti. I melari sono stoccati in celle refrigerate per una loro ottimale conservazione. La movimentazione è ovviamente tutta meccanizzata e gli spazi sono organizzati con ordine e precisione. Nell'attrezzatura destinata alla vendita non mancano delle innovazioni e contributi basati su un'esperienza diretta anche come produttore apistico. Comero collabora attivamente con l'Associazione regionale per la crescita del settore apistico. L'azienda apistica di Pierantonio Belletti è sita in uno splendido posto che ha le spalle verdi colline e si affaccia alla pianura veneta. In questa realtà sono presenti gli alveari sui quali compie verifiche metodologiche e gli studi necessari per proporre le innovazioni tecniche. Squisita poi l'ospitalità con cui è accolto gli apicoltori della Valtellina. La sera magica l'atmosfera del centro di Udine, vivo e frizzante di gente, di luci e di splendidi palazzi storici. L'ha detto anche oggi, la radio è vero. Il giorno successivo è stato dedicato all'arte, alla storia e all'architettura, con una visita al castello di Miramare e al centro storico di Trieste. Un grazie a tutti gli amici che hanno voluto condividere questa esperienza e soprattutto un grande grazie al nostro tecnico, dottoressa Silvia De Palo, per la perfetta organizzazione.